Ciao a tutti, ci troviamo al Mad Café di Castel di Calepio, dove i tuner si sono radunati per trascorrere una magnifica serata in perfetto stile donne motori. E adesso entriamo a vedere cosa succede all'interno. Certo, dove c'è il tuning noi non potevamo mancare. Vieni che ti faccio vedere com'è la serata. Ciao Manuel, anche tu a questa festa? Beh sì Nicole, sai dove c'è divertimento e tuning? Noi ci siamo. E senti Manuel, mi faresti vedere cosa di bello questa autovettura? Certamente, la prima cosa è qua. E adesso Nicole, ti faccio vedere l'altra chicca della macchina. Ok. Ciao Giuliano, cosa di bello questa autovettura? Ma si può partire a parlare del colore, un colore cangiante, cerchi da 16, paraurti completamente rifatti, tutta cosa artigianale, l'omologazione, interni in pelle, colorazione blu dei neon, strumentazione blu, autoradio, impianto stereo, una macchina completamente rifatta da cima a fondo, in tutti i minimi particolari. E com'è nata questa passione per il tuning? Guarda, la passione per il tuning è nata fin da piccolo, avevo proprio la passione con le macchine, ho cominciato a lavorare su piccoli modelli in scala, dopodiché ho cominciato a 18 anni, anzi a 16 anni ho cominciato ad avere una macchina a casa, ho cominciato a lavorare su quella e poi pian piano si è evoluta la storia, ho cominciato proprio a lavorare seriamente anche sul discorso carrozzeria. Poi c'è anche il discorso meccanica, faccio il meccanico, quindi bene o male sulle macchine ci sono 24 ore su 24. Maurizio, tu che ti occupi di sicurezza da anni, cosa ne pensi di queste serate fatte dai tuner? Ah, io dico che è stata una bellissima serata stasera, è da tanto tempo che non vedeva tanta gente che si divertiva, quindi
penso che è andata abbastanza bene stasera. Anzi, è stata un'esperienza nuova, è la prima volta per me che faccio le cose del genere. Posso fare un salutino alle bimbe? Certo. Ciao amore, Ilenia e Deborah, ciao, vi voglio bene. Anche tu appassionato di tuning? Ma sinceramente non sono un appassionato per un semplice motivo, perché mi piacciono le macchine, ma fino a un certo punto comunque condivido questo tipo di scelta, perché è una passione che comunque che piace a molti giovani, e comunque anche le macchine, anche se non sono appassionato, sicuramente sono molto belle esteticamente e soprattutto molto potenti. We'll be right back.